Una legge contro la violenza sulle donne. Ospedale di Acqui, delegazione in consiglio. Segnale Rai, audizione del Corecom. Nella seduta del 9 febbraio il Consiglio regionale ha ricordato Bruno Rutallo, consigliere dell'ottava legislatura, scomparso il 16 gennaio scorso all'età di 77 anni. L'Assemblea ha poi iniziato l'esame del disegno di legge contro la violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Al termine della seduta è stata ricevuta una delegazione in difesa dell'ospedale di Acqui Terme. In copertina! È iniziato nell'aula di Palazzo Lascaris l'esame del disegno di legge contro la violenza di genere e per il sostegno alle vittime e ai loro figli. Tra le novità, l'istituzione di un piano triennale di interventi dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e del codice rosa che garantisce nei pronto soccorso un percorso multidisciplinare per le vittime di violenza. Sono inoltre previsti percorsi per il reinserimento sociolavorativo delle donne vittime e la sperimentazione di interventi differenziati per gli autori della violenza. Quando parliamo di donne vittime di violenza è bello pensare che la donna non deve essere solo protetta, ma bensì deve mirare soprattutto al recupero della propria autonomia, quindi il reinserimento lavorativo, avere una propria autonomia socio-economica, ma anche e soprattutto un'autonomia psicologica, perché tante volte quello che incide è il fattore di pensare di essere dipendenti magari, ed è questo che, ricordiamo, le forme di violenza sono tante, psicologica, economica, e quindi non soltanto la violenza sessuale, come ovunque quella che viene forse demandata di più e soprattutto siamo soliti sentire all'interno magari di numerose campagne, ecco. Quindi diversi tipi e agiamo su tutti quelli. Benvengano misure concrete di contrasto alla violenza sulle donne, benvengano misure di sanità e di assistenza, sono competenze regionali per aiutare le donne e i minori vittime di violenza, ma no all'inserimento dell'ideologia gender all'interno delle scuole e della cultura piemontese. E questo è quello che vuole fare la Giunta Chiamparino con questa proposta di legge. Un reparto di cardiologia efficiente e uno di urologia, il potenziamento del pronto soccorso, l'ambulatorio ginecologico e il pediatra il sabato mattina. Sono le richieste per l'ospedale di Acqui Terme avanzate da una delegazione di sindaci dell'Alessandrino, dell'Assigiano e del Cuneese, ricevuta a Palazzo Lascaris al termine dei lavori del Consiglio regionale. Sul tema verrà istituito un tavolo di lavoro al quale parteciperà una rappresentanza degli enti locali interessati. In Piemonte si stima un'evasione del canone RAI pari al 17%, mentre a livello nazionale è quantificata al 37%. È quanto emerso dall'audizione del Corecom Piemonte nella seconda commissione del Consiglio regionale. Nel corso dell'audizione sono stati presentati i dati della ricerca sulla ricezione del segnale di RAI Piemonte sul territorio regionale. Dei 201 comuni che hanno risposto al questionario, il 14% non vede il TGR RAI Piemonte.